Infine volevo parlare della fallacia del ridicolo, dove si cerca di dimostrare la falsità di una tesi esponendola in modo ridicolo, appunto. Ecco alcuni esempi di come la usino contro di noi. Cambiano sempre che dicono cose tipo un gomblotto, oppure il latte, le scie chimiche, non bevetelo, oppure non respirate l'aria che fa male. Altri ancora, aiuto, i rettiliani. Questa è anche una generalizzazione, oltre a una falsa analogia. E anche tanti altri esempi di questo tipo, uso per dire. E magari poi pensare che così facendo si dimostra che queste tesi sono false. Anche un vai a quel paese può essere considerato un esempio di quel tipo, di uso tutti i giorni. Una persona, essendo stata mandata a quel paese, ha torto. Vedete che assurdo come ragionamento. Una volta Laura Caselli, sempre in una diretta, si sembra la stessa dell'altro video, mi sa, diretta delle manifestazioni dei Forconi, racconto questa barzelletta. Se non ricordo mai, proprio commentando la faccenda del tizio a cui fosse questa la bandiera di rifondazione. La barzelletta era questa qui. C'era un fascista e un comunista che litigavano. Aveva uno zombie che diceva: "Cervelli! Cervelli!" Passa proprio davanti ai due litiganti, li guarda e poi passa oltre, continuando a dire: "Cervelli! Cervelli!" La barzelletta tenta di dimostrare che praticamente il fascista e il comunista non hanno cervello, né l'uno né l'altro. Così facendo, Laura si pensava che poteva dimostrare che le loro idee erano false. In realtà, rendetevi conto, è che non è un'argomentazione logica, valida. E questo, fra le tante cose, lo testimonia il fatto che potrei modificare la barzelletta a mio piacimento, mettendo al posto del fascista e del comunista, mettere il complottista e il debunker, oppure il complottista cattolico, tra virgolette, che con il complottista crede ai rettiliani, oppure uno di Rosai e uno di 5 Stelle, per esempio, oppure uno di 5 Stelle con un altro di 5 Stelle, per qualsiasi cosa potrei mettere, potrei fare ridere a seconda del contesto, per farmi dare al pubblico, diciamo, che non condivide le idee dell'uno e dell'altro. Prendetevi conto che non è un'argomentazione logica valida, questa. Magari la barzelletta potrà fare ridere davvero. Cioè, diciamo che si accetta sempre la critica costruttiva, però non dimostra che effettivamente le tesi fasciste o comuniste diventano false con una barzelletta.